Buonasera a tutti, sono Osvaldo Cantalacanna, siamo qua nel lago Tintirino e in pratica stiamo per fare una battuta di pesca al black bass e qua dicono che ce n'è tantissimo, noi ci stiamo accingendo a vedere se il pesce abbocca, se poi non abbocca ci rimaniamo male, però intanto ci proviamo insomma, dai. Allora, faccio vedere l'innesto. In pratica questo è un pesciolino finto, chiamato anche pesciolino finto, e viene innestato alla canna in questo modo. E qua c'è praticamente un occhiello, una girella, un occhiello, e noi andiamo a mettere dentro, ecco qua, in questa maniera qua molto spicciola, e poi ci andiamo, dopo che mi tolgo, ecco, l'ancorotto dalla mano, andiamo leggermente a avvicinarci all'interno di questo fiume, quello che ci può, diciamo, l'emozione che ci può dare questo fiume, e ci mettiamo su questo tronco secco, rotto, rovinato, speriamo di non caderci dentro, se no sono cazzi, e prendiamo la mira. Ecco, per esempio, dove noi andiamo a lanciare, luoghi qua ce ne sono tanti, di solito il pesce dove sta, vicino ai cannetti, dove si nasconde per prendere altri animali, no? Insomma, possono essere insetti come altri piccoli pesci, ecco. Quindi noi andiamo a lanciare e poi, con maniera molto soft, si ritira leggermente col mulinello, pian pianino, non bisogna mai accelerare troppo, perché se il pesce è in giro, tende comunque ad attaccarsi in qualche modo, e noi aspettiamo quello. Quindi, signor Osvaldo, ci dica qualcosa in più di questa pesca. Allora, questa pesca innanzitutto si fa con tutta tranquillità, perché naturalmente se già non sei abbastanza tranquillo nel pescare è inutile che la fai, perché chi viene qua deve stare molto 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 accorto nel rilassarsi, insomma, perché è una pesca fatta molto di concentrazione, diciamo che è l'anima di tutta la pesca. Noi adesso aspettiamo che abbocchi. L'abbiamo preso, eccolo, eccolo che l'abbiamo preso. Adesso vi facciamo vedere il black bass. Il black bass, che come potete vedere ci sta dando una grossa combattività, insomma, dai, ecco. Ecco, questo è un black bass. Come potete vedere dalla livrea molto rigogliosa, è un pesce molto simpatico, molto aggraziato, che insomma ci piace, un pesce molto alla bocca, è proprio da una sostanza molto capito? Cazzo, non si stacca, però non vogliamo fargli neanche troppo male, perché giustamente adesso andremo a rilasciare il pesce. Perché noi... Lo faccio vedere, signor Osvaldo. Guardi, eccolo qua. Questo è il black bass di cui tanto abbiamo parlato, detto anche persicotrotta, fanculo. L'importante è che sia andato. Quella è la cosa più importante. Bene, signor Osvaldo, quindi una cattura l'abbiamo fatta. Adesso? È stata fatta. Adesso si va avanti nella pesca e vediamo se per caso la nostra cattura tenderà a essere, diciamo, con un big fish, ovvero una pesca, un pesce leggermente più grosso, che ci dia comunque maggiori soddisfazioni nell'abbocco, perché è importantissimo beccare comunque qualcosa di sostanzioso. Eccolo, è riuscito a sfuggirmi all'ultimo secondo, e ora è sempre là vicino ai cannetti, che mi sembra il posto più ideale. Io vorrei che il cameraman si avvicinasse a vedere com'è più avanti, insomma, dove sto lanciando. Attenzione all'acqua. Merda, ci ho messo l'acqua, affanculo! Tutto a posto. Tendiamo a fare un altro lancio.
e noi lanciamo. Vediamo un po' cosa succede. Diciamo che l'esca finta si sta comportando bene perché si muove abbastanza sinuosamente, molto simile a un pesciolino finto, quindi dà l'idea che c'è veramente qualcosa che si muove nell'acqua, quindi il predatore non può farne a meno che abboccare, deve starci vicino insomma. Se ci spostiamo, andiamo un po' più avanti, vedere se troviamo qualche posto bello dove accingerci e magari fare qualche lancio migliore, in modo tale che il pesce, già come vede l'esca, ha proprio la voglia diciamo di prenderla al volo insomma. Una cosa molto importante quando si viene a pescare al lago, a fiume, bisogna cercare di tenere sempre l'ambiente pulito, ma non per altro, perché alla fine la nostra, altre generazioni a venire, almeno troveranno tutto pulito e come possiamo pescare noi, potranno pescare anche i nostri figli e i figli dei nostri figli. Chi non potrà pescare potrà andare al mare a godersi comunque il bel posto, insomma la natura, se trova la cartaccia, la robaccia, fa un esempio, questa roba così non va bene, non va bene assolutamente. Quindi boicottiamo completamente tutti i prodotti plastici, quindi da ora in poi non compriamo più niente, usufruiamo soltanto delle cose che la natura ci offre, per esempio il prezzemolo, la carota. Signor Osvaldo, abbiamo cambiato posto adesso, ci siamo spostati di qualche centinaio di metri. Visto che ci siamo, ci racconti un pochino la storia di questo pesce? Allora, persicotrotta, ho detto anche black bass, dagli americani, insomma, gli anglosassoni, è un pesce che è stato importato parecchio tempo fa qua in Italia. E non solo in Italia, diciamo in gran parte dell'Europa. È un pesce che non è autoctono, quindi una specie aliena, che potrebbe minacciare seriamente anche l'ecosistema del luogo in cui sta. Perché se ci sono altri piccoli pesci, tipo i trimballi, i tritipurnati, potrebbe benissimo azzannarli, portarli sotto nella superficie subacquea e annegarli senza dargli scampo, insomma. Quindi evitiamo di farli proliferare. Infatti io li butto sempre in acqua perché c'è il rischio che poi se li porta a casa prolificano. Allora, siamo sempre nel lago Tintirino. Siamo spostati di qualche metro, insomma, almeno 3 km. Diciamo che l'acqua è apparentemente tranquilla, il fondo è molto algoso, parecchio algoso, il pesce aspettiamo, vediamo un po', facciamo qualche altro lancio. Sì, Osvaldo, ci racconti qualcosa su questo lago? Allora, su questo lago devi sapere, caro, che c'è un'antica leggenda. E si dice che un ranocchio incontra una volta questa bellissima ninfea e l'accoppiamento di essi vennero questa bellissima fanciulla vergine che si chiamò Tintirino, ovvero colei che diede nome a questo lago. La leggenda dice anche che ogni pesce all'abbocco ti toglie 10 anni di vita. Quindi in pratica io sono venuto qua perché non ne posso più di questa esistenza e magari qualche anno in vita di meno per me può essere una cosa positiva. Altro bel persicotrotta, questo mi sembra una femmina perché sembra gravida, potete vedere che questo è molto carino. Ops, fanculo, ma questi sguizzano come un coso, fanculo, tieni qua, testa il pesce. Allora,
Questi qua da noi vengono chiamati anche boccaloni. Boccaloni perché in pratica la grandezza della bocca è molto ampia rispetto a tutto l'altro resto del corpo. Insomma. Ecco, ora signor Svoldo, lo buttiamo in acqua, sennò... Ora lo ributtiamo in acqua perché giustamente... Sennò rischia di soffrire troppo. Bisogna fare in modo che i pesci riprendano il corso della loro esistenza. D'altronde anche il buon Gesù Cristo insegna. Purtroppo il pesce che ho appena perso era veramente grosso, di conseguenza mi ha strappato tutto, il pesciolino vinto che avevo prima non ci sta più. Adesso vi volevo dare una piccola nozione di ciò che è realmente questo black bass o persico trotto, visto che stiamo pescando questo come prima lezione. E qui sulla mia sinistra vi faccio vedere praticamente le caratteristiche